E bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore qui su EA Sports FC 24 con la nostra Salentum. Siamo arrivati al 13 di dicembre, oggi abbiamo in teoria 3 partite, ma ce ne giocheremo solo 2, perché in mezzo alle partite di campionato abbiamo l'ultima partita dei gironi di Conference League che effettivamente non ci serve a nulla, quindi ce l'andremo a simulare e vedremo che cosa succederà. Però prima dobbiamo arrivare alla partita contro il Milan. Questo è un bellissimo scontro diretto, anche perché noi siamo quarti, 30 punti, il Milan è sotto di noi, sesto, a 28. Quindi con una vittoria ci andrebbe a superare e noi ovviamente questa cosa non la vogliamo, noi vogliamo andarla a vincere, arrivare fino a 33 punti, e il che ci porterebbe, se Napoli, Torino e Juventus non dovessero fare punti in questa giornata, ma ne dubito, solo a 3 punti dalla Juventus capolista. Ma siccome so che sicuramente andranno a vincere tutte e tre, rimarremo comunque con questi punti di distacco. Ma voi ragazzi, come sempre, mi raccomando, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Oggi ce la andiamo a giocare ovviamente con i migliori e mi porterei forse 3 soldi al posto di Ben Yedder. Ma sì, Ben Yedder ce lo teniamo per la partita di Conference League, anche se non ce l'andiamo a giocare. Oh, magari va a segnare proprio mentre noi non lo controlliamo, che sarebbe ottimo il che. Vabbè, andiamo così. Ci attendono 90 minuti di grande pathos, di grande adrenalina, una sfida che promette di non deludere le molte aspettative della vigilia. Una vigilia anche movimentata, con dichiarazioni importanti dei protagonisti. È una resa dei conti ormai vicina, ancora pochi istanti e poi si va qui su EA Sports con questo grande spettacolo, con questo grande match. Chi ne avrà di più per portare a casa la vittoria? Lo scopriremo presto. Siamo a Milano. E questa è la scala del calcio, questo è San Siro. Questa è Milan-Salentum, una bellissima partita per continuare su entrambe le squadre ovviamente in questo cammino, provare a prendersi una posizione in Champions, in piazzamento Champions anzi, per dirla meglio, e sembra essere partito benissimo questo Milan. Subito 1-0, 5 minuti e subito Okafor va al gol. Per questo Milan, rossoneri in vantaggio. Iniziamo bene, iniziamo proprio benissimo. Complimenti alla difesa. Complimenti vivissimi, Grazie, complimenti. Bravo anche Mirchetto, che come al solito non si fa mai mancare nulla. Ma va bene. Vai Francone, vediamo se riesce a fare quello che ha fatto Berg nello scorso episodio. Poi ovviamente ragazzi, ricordatevi che domenica alle ore 16 saremo in live per affrontare insieme il calciomercato e ovviamente ci andremo a giocare anche qualche partita. Abbiamo solo 2 milioni, quindi bisognerà vedere come comportarsi vista la partenza di Arda Güler, che ritornerà, finirà il suo prestito da noi e tornerà al Real Madrid. Quindi rimarremo orfani di un esterno, di un bel esterno, e bisognerà trovare qualcun altro, insomma, no? Cosa fai Güler? Vabbè. Oggi di tutto e di più, e si fa bucare di nuovo sul primo palo, di nuovo Okafor. No, basta Okafor. Per favore, basta. Zerbin, vieni, fatti seguire, vieni. Bravo. Vai Berg. Vai che l'hai visto. Al centro, guarda che non entra mai nessuno, guarda. Mamma mia. Ma oggi che cazzarola sta succedendo? Sono tutti morti, con una lentezza di movimenti incredibile, senza agilità, senza precisione. Ma che cazzarola sta succedendo? Oh. Vai, Krstović. Va bene. Era ovvio che sarebbe andata a finire sul difensore. Era ovvio.
intervallo che potrebbe servire agli ospiti. E va bene. Vai Zerb, mamma mia ragazzi, che schifezza sta partita. Veramente non era così che la Guarda! Ma che cazzarola sta succedendo? Ma che cos'è oggi? Ma veramente così stiamo facendo, ragazzi? Veramente così? Ma veramente? Bravo Berg, oh, dovevo darla. Attenzione, Guler. Guler. Di nuovo Maignan. Vai per Krstović. La mette in area. Conclusione, cioè, presa, bloccata. Neanche dici. Ma vabbè. No, vabbè, Okafor tripletta. Dai, non è. Cioè, fa ridere sta partita. Allora, esce Guler, entra il Pafu. Entra tre soldi al posto di Costa e Michelino al posto di Fabian, Marchetti al posto di Berg, sì, e Brent White al posto di Lindelof. E non c'è, cioè, stiamo facendo una partita veramente bruttissima. Marchetti, è partito Marchetti. Madonna Marchetti! Che cosa. Ma Marchetti comunque è top giocatore, eh? Quest'anno ha il mio voto sul migliore di stagione. L'anno scorso ha fatto una stagione perfetta, stupenda. Quest'anno si sta ripetendo e quindi merita. Bravo! Dai ragazzi, mamma mia, dritto in bocca, non si riesce ragazzi, mamma mia. Dai Franco, guarda, deve arrivare il 4-0, deve arrivare, sempre di Okafor, basta, no? Bravo Pafu. Tre soldi per il Pafu. L'hai visto? C'è Krstović. Vai Krstović, vai. Bravo Pafu. Almeno il gol della bandiera, dai. Bravo Pafu. Un po' troppo, sì. Troppo tardi. Bravo Pafu. Che partita brutta, becera proprio, infima, pessima. Mamma mia, di uno squallore unico. Cioè, ci siamo fatti recuperare e fatti superare anche. 28 stavano, adesso sono a 31 e noi siamo rimasti a 30, giustamente. Ah, il Torino ha pareggiato anche col Sassuolo, quindi avevamo anche quell'occasione, no? Per andare anche a pari punti. È stato bello finché è durato. D'altronde abbiamo fatto tante partite di fila dove abbiamo fatto tanti punti. Una sconfitta ci può stare, però se andiamo a perdere sempre contro le big, vuol dire che ci manca qualcosa, no? Non stiamo seguendo i piani. E mi dispiace. E va bene. Dai, succede. Può succedere. Allora, programma d'allenamento. Vediamo se tutti si riprendono. Tanto andranno a giocare ovviamente le seconde linee. Non andranno a giocare loro assolutamente. Li mettiamo a riposo. Zerbin sta messo un po' così. Va bene così. Anzi, no. Tanto dobbiamo farli respirare. Dobbiamo farli respirare. Gli diamo un po' di riposo fino alla partita col Frosinone. Allora, Odense, noi abbiamo 13 punti, quindi siamo primi per forza.
E quindi ce la possiamo giocare in qualsiasi maniera noi vogliamo. Allora, andiamo a fare tutti i cambi. Costa entra Kayà, Kristovic entra Ben Yedder, Guler entra il Pafu, Colombo entra Zerbin. Anzi, sapete cosa? Guler se la gioca. Lo voglio in campo. Tanto sono le ultime sue partite, quindi ci mancherà. Quindi gliela faccio giocare. Fontana, mettiamoci Henderson anche al posto di Fabian, ci portiamo Foloruscio, ci mettiamo Marchetti al posto di Berg e basta, diamo un'opportunità a Poli, dai, al posto di Mirchetto, capitano Ben Yedder, assolutamente no, capitano Guler. E simuliamo veloce, ma sì, ma chi se ne frega, ma simuliamola veloce. 0-0, va bene, pareggio 8 che ci sta, che ci porta a 14 punti totali nella nostra prima apparizione in una competizione europea. Bene così, ragazzi, bene. Ora ci tocca vedere chi passerà dal turno preliminare. Insomma, sarà una bella sfida, speriamo. Allora, andiamoci a giocare la partita contro il Frosinone. Vabbè, chi se ne frega del Belgio, scusatemi, perdonatemi, però... Ah, c'hanno proprio... Cioè, da quarti che eravamo settimi. Porca di una miseria. Va bene, allora, col Frosinone. Frosinone solo 8 punti. Quindi, per favore, non dovremmo perderla. Ammazza, siamo tutti stanchi? Certo, mi sono dimenticato di cambiare i piani, il programma d'allenamento. Giustamente, stanno tutti stanchi. E va bene, e allora oggi ce la giochiamo solo così. Solo con questi qui, entreranno 3 soldi, entrerà Foloruscio. E basta. Ce l'andiamo a giocare così, però voglio cambiare la maglietta a questo Frosinone, che blu non mi piace. Gliela mettiamo bianca. Dai, questa è la partita giusta per poter tornare alla vittoria, per poter tornare a fare 3 punti. Questo episodio è andato un po' così, purtroppo. Però questa è la partita giusta, cioè questa è proprio la partita per fare 3 punti. Dovremmo fare almeno 3 gol come ha fatto il Milan contro di noi. Bene, complimenti, vai Pafu, vai Costa, fammi spazio Costa. Bene, l'hai visto? Non mi aspettavo sinceramente un tiro del genere. No, quando è Brexit, ho capito. Però Sala, un pochino con calma, Appena iniziata la partita, non c'è bisogno di farsi buttare fuori già adesso, lo dico. Vai, chiama gli scambi. Bravo, sempre questo 1-2 con Kristovic. Fabian! Peccato. Vai sulle mani. Tra l'altro hanno fatto un aggiornamento, visto che hanno fatto un sacco di patch, passaggi filtranti, passaggi alti, un sacco di cose hanno cambiato, ma mi sembra che non sia cambiato comunque nulla. Perché mi sa che stanno facendo più schifo del solito i passaggi oggi, Più schifo del solito. Anche la CPU mi sa, non è che li sta facendo proprio in maniera egregia. Bravi. Vai per il Pafu. Pafu. No, se lo beve. Ah, non è vero, non ce lo siamo bevuto. No, Mirchetto, bravissimo. Vai Zerbin, ancora Zerbin, fatti aiutare. Non c'è bisogno. Vai Costa. Ti prego, Costa. No, ma come? Ma non funzionano mai ste cazzarola di skill. Oh. Bravo, Fabian. Ancora Costa. Vai, Zerbin.
mamma mia Costa, come ti allunghi sto pallone, è una cosa incredibile, incredibile. Ma infortunio di chi? È inutile continuare, può liberarsi del pallone. Bravo Sule, no, che è successo? Ha fatto fallo sulle mani, perché mi ammonisce Sala? Perché ha ammonito capo Sala che non c'entrava nulla? Ah, per il fallo... Vabbè. Era così... Era il primo fallo che abbiamo fatto, poteva anche sorvolare. Mamma mia Mirchetto, cosa ha preso? Cosa ha preso? Madonna, cioè si è squartato la testa sul palo, ma va bene comunque. Bravo, guarda che bello, guarda che bello, l'hai visto, vai Costa, vai Costa, vai, vai Costa che non è entrato mai. È entrata? L'ha salvata. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, ma non ci credo, ma non ci credo, ma non ci credo, ma una sfiga assurda, tremenda. Ma era entrata la palla? Non era entrata, non era entrata, non è entrata. Guarda questo Romagnoli, dove la doveva andare a prendere, guarda, maledetto, maledetto, maledetto. Va bene. Va bene così, va bene, tanto, voglio dire, dovremmo vincere 6, 7, 8, 9 a 0 sta partita, stiamo facendo schifo, schifo, pietà e misericordia. Vai Zerbin, guarda, 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 che non riusciamo proprio, guarda qua, che cosa sta succedendo, ma cosa succede? Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EATV. Ecco il prossimo match. Attenzione, Sulemana. Che ci manca il suo gol, quello della potenza. Tutti i presupposti per non annoiare. Sulemana, bravo Sulemana, bravo, bravo Sulemana. L'hai visto? Al centro? Al centro che non c'è nessuno. Guarda, guarda, guarda che sono fermi. Guarda che sono fermi. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Non ci credo. Mafundi, 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 Mafundi. Quanto lo amo. Quanto ti amo, Mafu. Quanto ti amo, Mafu. Un gioiellino, Mafundi, un gioiellino. Pafu, Pafu, bravo. Mamma mia, quanto è forte, quanto è forte, quanto è forte. Allora, tre soldi, entra al posto di Costa che non sta facendo niente. Volorunsch al posto di Fabian e basta. E basta così. Forse avrei potuto togliere Sala però, rischiare un rosso non lo so, non mi sembra proprio il massimo, no? Se dovesse esserci una ripartenza e dobbiamo fermarli, dove fa fallo, speriamo non ce ne sia bisogno, dai, speriamo non ce ne sia bisogno. Ma appena esce il pallone facciamo la sostituzione. È partito il Pafu di nuovo. Bravo Pafu. L'hai visto? Bella la palla. L'hai visto ancora? Tre soldi? Tre soldi? Tre soldi? Tre soldi? Tre soldi. Maledetto il tuo allenatore, che sarei sempre io. Maledetto chi ti fa giocare. Bravo. Bravo Berg. Sulle mani? Oddio. Ma signore, fallo però, per loro dico. Guarda, guarda, valla a prendere sta cazzarola di palla. Che cosa mi fai la finta? E dai, è finita tanto, vabbè. 1-0, non sono proprio contento di questa prestazione oggi. Né della partita contro il Milan, né di questa qui. Porca di una miseriaccia, boia. Va bene. Va bene.
facile da battere di fronte ai troppi. È vero, in casa nostra stiamo facendo tanti punti, eh. Nelle partite in casa siamo proprio un bijou. Però non basta, bisogna saper vincere anche sui campi difficili, tipo contro il Milan, contro l'Inter, con la Juventus. Bisogna vincere anche quelle di partite, se si vuole vincere il campionato. Ovviamente adesso non abbiamo minimamente chance di vittoria del campionato, perché ci mancano i giocatori giusti. Però qualche vittoria contro 6 squadre le potremmo anche fare, no? Allora, va bene, ci sono rimasto molto male. Mi dispiace. Rimettiti in forma, fai che vuoi, Benyedder, però mi dispiace, ma non puoi più, cioè non si può fare, mi dispiace. Non sei proprio all'altezza, non hai più il fisico per poter giocare. Proprio no. Allora, la prossima partita è contro la Fiorentina. E quindi qua stanno tutti. Oh, va bene. Stanno tutti bene. Il Pafu come sta? Aia, Pafu. Che facciamo, Pafu? Metti l'equilibrato, va. Anche Kaia. Anzi, Kaia facciamo specifico. Polorushion sta bene. Questo sta bene. Brent sta bene. E qua stanno tutti bene. Allora, ragazzi, sì, prossimo episodio ce lo facciamo in live, come detto, perché è arrivato il momento anche del calciomercato. Quindi, prossima partita, la prima ce la facciamo ovviamente fuori. Poi inizia il calciomercato, abbiamo lo Spezia e la Sampdoria. Però sarei curioso di sapere, quando è che si giocherà la prossima partita di Conference League. E soprattutto vorrei capire contro chi ce la giochiamo. Quindi andiamo a vedere il turno preliminare un attimino, va? Conference League. Allora, abbiamo turno preliminare con Dinamo Zagabria e... Il Bodo è passato? Il Bodo Glimt è passato. Il biscottone con l'Odense. Va bene, allora Zagabria Brøndby, Standard Liegi AZ Alkmaar, vittoria tra Trabzonspor, PSV Copenaghen, Bodø/Glimt Ajax Palatu, Braga Feyenoord, Utrecht Hertz, Rosenborg Famalicão. Beh, chiunque esca da questo turno preliminare potrebbe essere una bella squadretta con cui giocarsela, Cioè non vedo squadre nettamente inferiori. A parte, non lo so, gli Arts probabilmente, e l'Utrecht, il Brøndby, però tutte le altre sono abbastanza all'altezza, dai. Quindi sicuramente il nostro turno sarà una bella partita. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo che domenica abbiamo la live con il calciomercato e anche le partite da giocare. Vi do appuntamento ad un prossimo episodio e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi.